Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo a vedere come flashare il firmware stock su un Samsung Galaxy Fame modello S6810P. Premetto che questa qua è la terza o quarta volta che faccio il video perché ogni volta che provo a fare il video c'è qualche problema, non riesco a registrare lo schermo del computer o il telefono blocca il video, quindi non riesco a fare la ripresa frontale, quindi sono un pochettino spazientito da questo, però andiamo avanti, vedrete che ci riusciremo prima o poi a mettere online questo video. Allora, innanzitutto vi premetto che in descrizione del video troverete un link con un archivio dove saranno presenti tutti quanti i file che vedete ora a schermo sul mio computer. Allora, prima di iniziare dovremo andare a installare Samsung USB Driver for Mobile Phones. Allora, questa installazione è obbligatoria solamente per chi non ha installato Samsung Keys sul computer. Se avete installato Samsung Keys, di conseguenza avete installato anche il driver. O comunque, anche per chi non ha già installato precedentemente gli stessi driver. Se avete già installato i driver, è inutile che li installate, ovviamente. Anche se avete installato i driver per un altro modello, perché comunque sia è un pacchetto unico che vale per quasi tutti i modelli di Samsung, questo pacchetto che vi sto dando io. Una volta che avete installato i driver, che ora io non installo perché li ho già installati ovviamente, non avrete bisogno di riavviare il computer, quindi sarà un'operazione abbastanza veloce. Diciamo, una volta che avete installato i driver dovete andare ad aprire Odin 3. Io utilizzo la versione 3.09, ma non so se altre versioni sono compatibili. Io utilizzo questa, vi passo questa perché con questa funziona. Una volta che aprite Odin dovete andare a vedere le opzioni, dovete vedere se l'opzione Auto Reboot e F-Reset Time sono attive e lasciare solo quelle attive. Se avete altre opzioni attive, attivate, disabilitatele. Fate in modo che le opzioni attivate sono uguali a quelle che voi vedete qua. Dovrebbe essere di standard, dovrebbero essere le opzioni standard già attive, non dovrebbe esserci nient'altro attivo, però voi controllate. Una volta che avete verificato questo, dovete andare qua in Files Download sul bottone API, che su altre versioni di Odin potrebbe essere chiamato anche PDA. Andate qua e aprite il firmware del dispositivo, che è questo file gigante di quasi un gigabyte. Aprite, è un file MD5 questo, e come vedete Odin vi dice di attendere perché lui sta facendo una verifica sul file MD5, quindi dovete attendere. La verifica durerà circa 1 minuto, 2 minuti. Non preoccupatevi se in alto nella barra del titolo a fianco al nome del programma vi scrive non risponde, lui sta controllando, quindi non è un problema. Come vedete ha già finito. Qua vi dice che il controllo è andato a buon fine e vi scrive l'IVCS. A questo punto, quando vi scrive l'IVCS, voi dovete mettere in download mode il vostro terminale. Come si mette in download mode il terminale? È molto semplice, basta tenere premuto tasto home, volume meno e tasto di accensione contemporaneamente per qualche secondo fino a quando il telefono non vi fa apparire questa schermata. In questa schermata lui vi dà degli avvisi riguardanti la pericolosità dell'utilizzo di firmware stock. Non ce ne freghiamo, cioè, per l'utilizzo di firmware customizzati, scusate, noi ce ne freghiamo perché comunque sappiamo usare il firmware stock originale, quindi non andiamo incontro a grossi problemi. Per confermare di aver letto questo avviso dobbiamo premere il pulsante volume su. Non l'ho premuto bene, ok. Ho premuto il tasto volume su e lui si mette in download mode. Qua c'è alcune informazioni riguardo il fatto che serve un installato custom firmware, eccetera, eccetera. Come vedete questo telefono è ancora in stato ufficiale, quindi se ancora la garanzia fosse valida ci renderebbe senza problemi. A questo punto colleghiamo il cavetto USB del telefono, il computer lo riconosce, come vedete qua scrive added e qua scrive la porta esatta al quale è collegato il telefono. Una volta che abbiamo collegato il telefono vediamo queste scritte, abbiamo inserito il firmware all'interno di questo bottone, in questo caso si tratta di un one package, quindi solamente da mettere, solamente da P da inserire. E una volta che abbiamo verificato nuovamente che le opzioni selezionate sono queste, possiamo andare a premere il pulsante start. Una volta che premiamo il pulsante start, come vedete qua appaiono tutte le scritte che spiegano nel dettaglio quello che viene flashato all'interno del telefono file per file. Mentre qua in alto abbiamo il rettangolino che ora sfondo bianco perché sta ancora in fase di lavorazione, dove anche qua ci viene spiegato quello che sta venendo attualmente flashato all'interno del telefono con questa barra di avanzamento qua che scorrerà
abbastanza velocemente, tempo 3-4 minuti e sarà tutto completo. Anche sul telefono, come vedete in questo momento, c'è una barra di avanzamento che corrisponde alla barra verde che c'è su Odin. Una volta che Odin avrà finito di trasferire i file nella ROM del telefono, una volta che avverrà questo, mi giro verso di voi, Odin manderà in reset il telefono. Una volta che Odin manda in reset il telefono, diciamo che l'operazione è andata a buon fine perché Odin è riuscito senza nessun problema a interfacciarsi col telefono e a flashare tutti i file necessari all'interno della memoria del telefono. Quindi a questo punto io staccherò il cavetto USB, attenderò che il sistema completi la sua installazione, dopo il primo riavvio del telefono. Dopo, appena il sistema termina la sua installazione, entrerò subito in recovery prima del primo avvio e farò un wipe data factory reset per evitare che precedenti firmware installati sul telefono creino dei problemi di stabilità al sistema operativo, che addirittura impediscano l'avvio del sistema operativo. Succede molto spesso, il wipe data factory reset è sempre consigliato per qualsiasi telefono. Ora, ho detto che staccherò il telefono una volta che Odin manderà in reset. Non preoccupatevi di questo, perché comunque sia, anche se non stiamo ad aspettare che il rettangolino diventi verde con scritto pass, Odin lo farà prescindere dopo un determinato tempo. Solitamente mi si ferma dopo 5 minuti, 5 minuti 1, 5 minuti e 2, e a quel punto mi dà il triangolino verde a prescindere anche se il telefono non è più attaccato. Questo vuol dire che comunque Odin non fa un controllo di corretta installazione del firmware, ma semplicemente una volta che va in reset lui dice che l'operazione è andata a buon fine a prescindere. Comunque, ora vediamo che il firmware è quasi completamente passato, è stato quasi completamente flashato sul telefono, ma visto che comunque ci vorrà ancora un minutino, adesso velocizzerò il video e andrò a velocità normale una volta che Odin manderà in reset tutto quanto. Ok, come vedete Odin è andato in reset, il telefono sta riavviando. Ora io guardo cosa faccio, scollego il cavetto USB, il telefono si sta avviando. Come vedete su Odin mi appare la scritta RES OK, ma anche Removed, ma comunque non mi sta dando nessun errore. Ora io mi preparo per entrare in recovery mode sul telefono non appena il telefono si riavvia. Devo tenere premuto il tasto 1, volume su, e il tasto di accensione. Il tasto di accensione ora non lo tocco perché mando in force shutdown il telefono, ecco qua. Tengo premuti questi pulsanti ora che si è spento e appena vedo la scritta Samsung Galaxy Fame muovo il tasto di accensione, tengo premuti home e volume su. Ok, come vedete il telefono è entrato in recovery mode. Ora attendiamo qualche istante che comunque si accarichi la recovery, anche perché è la prima volta che avvio pure la recovery, quindi ecco qua, siamo arrivati ai recovery. Come ci muoviamo nella recovery lo saprete tutti quanti, volume giù e volume su e tasto di accensione per confermare. Ora noi andiamo sulla quarta voce, wipe data factory reset, confermiamo col pulsante di accensione, andiamo a confermare muovendoci giù fino a quando non arriviamo a yesterday all user data, confermiamo col tasto di accensione e ora qua ci scrive che sta cancellando i dati, formattando la cartella data, formattando la cache, il reset è completato e ora noi premiamo su Reboot System Now. Ora, siccome il primo riavvio è abbastanza lungo, come tutti quanti saprete, ci mette circa 3-4 minuti ad avviarsi la prima volta, velocizzerò il video in modo da non annoiarvi troppo. Subito dopo la scritta Samsung apparirà di iniziare l'installazione di alcune app che vengono fornite insomma questo firmware, quindi sarà un'operazione abbastanza noiosa, insomma chi se ne frega. Comunque l'operazione, come vedete, è andata a buon fine, ma noi arriviamo fino alla schermata di configurazione per dimostrarvi che comunque sia abbiamo fatto un buon lavoro. Mentre parlavo, come vedete Odin mi ha mostrato il rettangolino verde con scritto pass, come vedete a 5.02, come vi avevo anticipato, quindi questo conferma la mia teoria. Odin non sa che il flash del telefono è andato a buon fine perché ho scollegato appena mandato in reset, quindi
Vabbè, è solamente una questione di timer. Comunque, ora velocizzo il video. Ci vediamo quando. Cioè, non ci vediamo. Riparlerò quando ci sarà la schermata di configurazione. Come vedete, il telefono ora sta chiedendo le configurazioni della lingua. Questo sicuramente era un firmware in natura inglese. Ci sta chiedendo e ci sta mettendo come lingua predefinita l'inglese. Ora noi andiamo a mettere l'italiano. Come vedete, c'è anche l'italiano. Avanti, e ci chiederà tutte le varie cose che insomma noi ora non andremo a. Non andremo di certo a configurare in questo momento. Ignora. Qui dopo, insomma, voi avrete cura di farlo sul vostro telefono. Non mi interessa. Ok, fine. Ok. Come vedete, il telefono è perfettamente funzionante. Spero che questa guida vi sia stata utile per i vostri scopi e spero di avervi aiutato nel ripristino di questo terminale. In tal caso vi sarei grato se lasciaste un commento qua nel video, semplicemente per ringraziarmi, oppure se avete bisogno di una mano commentate, io risponderò nei più brevi tempi possibili, oppure trovate la mia pagina Facebook con il mio indirizzo email in descrizione, sarò molto felice di aiutarvi. Ciao a tutti e buona giornata, buona serata o buonanotte, dipende da che ora guardate questo video. Ciao!